Accanto a me c'è Paolo Barnard, che è stato giornalista per innumerevoli testate nazionali come Stampa, Manifesto, Corriere della Sera, Mattino, Secolo di Genova, Repubblica, La Voce di Montanelli, Sabato, Corus, Oggi e Avvenimenti. Poi ha fondato insieme a Milena Gabanelli Report, con la quale ci ha collaborato mi sembra 11 anni. Dopo, per una strana vicenda, non ha più collaborato con Report, dopo forse ce ne parlerà. E ho distribuito a tutti la biografia, l'autobiografia in un foglio di Paolo, perché è emblematica di come vanno le cose in Italia, di come funziona, come non funziona l'informazione in Italia. Scrive Paolo: detesto in modo assoluto la cultura dei personaggi, la cosiddetta cultura della visibilità, leggi VIP, sia quella mass mediatica propria del sistema che quella antagonista del nostro antisistema. La considero il peggior veleno che sia mai stato inoculato nel tessuto civico italiano e in generale dei paesi occidentali. Ci ha distrutti, pochissimi si rendono conto fino a che punto. Credo fortemente nella parità di tutti, nell'importanza di ciascuno a prescindere. Nessuno conta più di qualcun altro, ma per le mie idee e per ciò che ho fatto sto molto antipatico al sistema e ancora di più all'antisistema. Una condizione piuttosto insolita e ora non so da che parte girarmi. Queste parole, cioè, a me mi hanno colpito molto. E praticamente molti oggi in Italia sono in questa situazione un po' di non sapere da che parte girarsi, perché sono crollati dei miti, sono crollati i partiti, sono crollate le ideologie, non si sa più da che parte attaccarsi. E allora uno dice, ma da che parte mi giro? Anche perché se il sistema è 40 anni, 100 anni, 200 anni che lo attacchiamo, se ci viene fatto crollare anche l'antisistema dei Grillo, dei Travaglio e Di Pietro, non so io a che santo attaccarmi. Questo per dire, perché 2 anni fa è nata un'associazione, la mia associazione si chiamava Res Publica Amici di Beppe Grillo, è nata dopo il primo Budelli. A distanza di 6 mesi c'è stato il secondo Budelli, e in quell'occasione conobbi da un video pubblicato su Aquilis TV Paolo Barnard. È un'intervista che rilasciò alla Tana del Sacro, in cui attaccava abbastanza decisamente Grillo e il grillismo. Io che dirigevo a Fano il movimento dei grillini, quando l'ho visto ho detto, ma cavolo, qui come stiamo messi? Però ho portato avanti la mia battaglia. A distanza di un anno Res Pubblica non è più Amici di Beppe Grillo, è Res Pubblica da sola, perché ha deciso di camminare con le sue gambine, e come prima cosa ho invitato chi mi ero ripromesso di invitare in quell'occasione, Paolo Barnard, per parlare un po' di antisistema, di Grillo, Travaglio e queste cose qui. Quindi prima di cedere però la parola a Paolo, presento l'altro ospite della serata, che è lo stesso esplosivo come Paolo. Ci siamo stasera a cena, ho detto, in due fate una coppia esplosiva, perché Giuseppe Altieri è una delle persone che si sono più battute in questi anni contro gli OGM, contro le multinazionali dei concimi chimici e praticamente multinazionali come la Monsanto, e quindi ci parlerà del potere delle multinazionali, come riescono a cambiare, modificare e condizionare la nostra vita nel campo dell'alimentazione, perché noi siamo quello che mangiamo, e quindi se quello che mangiamo è avvelenato da pesticidi, da Roundup, che dopo lui vi spiegherà che cos'è questo Roundup, che è un veleno che sta dappertutto ormai, e allora comincia, se ci avveleniamo da quello che mangiamo, anche il resto passa in secondo piano. Questo volevo dire. Questa serata è dedicata a capire un po' che cos'è il potere, quello con la P maiuscola, e chi comanda, chi condiziona la nostra vita. Quindi cedo la parola a Paolo Barnard. Allora, grazie, buonasera. Io comincio dicendo immediatamente una cosa. Le serate come queste sono organizzate dal mio punto di vista, per i miei scopi, in modo completamente sbagliato, nel senso che dovrebbero essere organizzate esattamente al contrario. Cosa voglio dire? Voglio dire che
idealmente doveva succedere questa cosa, un gruppo di cittadini che siete voi, cioè i protagonisti, cioè le persone centrali della vita della nazione, si riuniscono per discutere fra cittadini il tema che può essere il potere, che può essere l'alimentazione, la sicurezza, la politica, quello che vi pare, e fate questa riunione e poi a un certo punto del vostro lavoro viene chiamato Paolo Barnard, che è un consulente, una fonte di informazione che entra nel vostro lavoro, vi fermate un attimo, mi dite, dimmi cosa hai da dire, cosa vuoi raccontarci, io racconto, faccio la consulenza, prendo su, me ne vado, cioè mi defilo e i protagonisti della serata rimangono a concludere i loro lavori. Cioè esattamente quello che io ho scritto una volta e mi serve un esempio molto importante, quello che succederebbe nel consiglio d'amministrazione di una grande azienda, una grande multinazionale, quando chiamano un consulente. Cioè non è che il consiglio d'amministrazione si mette lì seduto buono buono, aspetta che il consulente, cioè il personaggio dice, fa, briga, provoca, eccetera, e dopo alla fine il consiglio d'amministrazione quatti quatti vanno tutti a casino. È esattamente il contrario, i consiglieri d'amministrazione sono in mezzo al centro, chiamano il personaggino e dicono vieni qua un attimo, raccontaci un po' cosa hai da dire, ok, bravo, fuori, via, e il consiglio d'amministrazione continua a lavorare. Questa dovrebbe essere l'impostazione delle serate di questo tipo. Io lo dico non per provocare, lo dico perché si venga fatto, perché magari, non so, forse non dalla prossima, ma magari fra un pochino si cominci a intendere il riunirsi dei cittadini come il vero evento della serata. Poi quello che viene a raccontare le cose, che si chiami Paolo Barnard, che ha una quota di popolarità X, o che si chiami Grillo, che ha una quota di popolarità molto più grande, dovremmo tutti noi ridurci invece a questo ruolo di consulenti che poi si defilano, cioè le garzantine, cioè le pagine di Wikipedia. Perché se no, purtroppo, se si continua invece in questa maniera, si replica, adesso poi ne parlerò magari più tardi, insomma, si replica quel fenomeno mass mediatico della cultura della visibilità, dove alla fine è sempre la stessa storia, cioè il protagonista è quel personaggio lì e i cittadini rimangono poi sempre tenuti in secondo piano, sempre piccoli, e spesso purtroppo, non sarà il caso vostro, non lo so, ma spesso purtroppo il cittadino poi in assenza del personaggio trascinatore, di quello che fa la guida, di quello che dice le cose, non ha più la forza di, ma la mattina dopo non riesce da solo a porsi come protagonista, invece va ribaltata questa storia, voi dovete essere il fatto centrale e chi sta qua deve essere una fonte, una cosa. Bene. Allora, detta questa cosa, abbiamo davanti una materia che è enorme per questa serata. Io cercherò adesso di sintetizzare nella maniera più rapida possibile le cose che ho da dire. Devo però fare un'altra piccola, brevissima premessa. Cioè, proprio l'altra sera sono andato come membro del pubblico a sentire una persona che sta presentando un libro in giro per l'Italia. Non voglio, pensavo di nominarla, ma non lo nomino, ma non perché poi può sembrare che io voglia fare una... questo è uno che ha scritto un libro, lo sta presentando in giro per l'Italia, ha un certo successo, eccetera. Sono andato come spettatore e la mia esperienza è stata questa, cioè ho seguito questo uomo parlare per una quarantina di minuti, le cose che diceva erano, diciamo, abbastanza interessanti, dopodiché questo qui ha cominciato a fare un'escalation, il tema era molto importante, e questo ha cominciato a fare un'escalation che mi ha da prima un po' impressionato, dopodiché mi ha... irritato, dopodiché ho detto ma questo è pazzo, che dice delle robe, questo qui è partito per la tangente con tutta una serie di teorie del complotto sui poteri, su delle cose pazzesche, ci sono gruppi di persone che stanno pianificando lo sterminio dell'umanità e hanno sganciato 50 bombe atomiche e nessuno ce l'ha detto che le hanno sganciate, e poi c'è cioè, dietro i massoni Israele, c'è tutto di più. Allora io ascoltando questa cosa ho detto mamma mia, insomma, se io vado a fare le serate passo in questo modo qui, cioè è un dramma. Io devo essere assolutamente certo quando parlo, non solo per la mia reputazione di giornalista, ma per il bene del consiglio di amministrazione che mi ha chiamato come consulente, devo essere assolutamente certo che quello che dico siano cose fondate, documentate e non voli della fantasia, non cose che possono diventare molto popolari su internet, magari attrarre il triplo di questa folla, però sono delle cretinate. O comunque delle fantasie che non hanno una sostanza nella documentazione, nella ricerca. Quindi io adesso spero, insomma, adesso dirò alcune cose e
sono disponibile a fornire tutta la documentazione precisa delle fonti da cui ho tratto queste notizie, non potrò citarle sempre tutte perché sennò poi diventa una cosa che non finisce più. Ma ecco, voglio sottolineare che quello che dico non mi lascerò mai andare a dei voli pindarici, complottisti, eccetera. Allora, il punto numero uno che porto all'attenzione di voi di questa sera è che chi è